Buonasera SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Buonasera. Vedi che abbiamo preso il nostro... Oh, mamma mia. Grande ritorno stasera. Sì. È stato rotto qualche anno. Non è che è stato rotto. Non è il microfono, è una cosa che si mette, faccio vedere. Si mette, vedi così, nel microfono. Capito, questo microfono può diventare SOS Arezzo TV, oh, nero su bianco, a tutto campo, tutto quello che... Aggiorniamoci. Comunque. Detto questo, siamo in via Mecenate, lì c'è il noto parcheggio, sì. nuovo, ormai non più nuovo, e qui hanno tagliato l'erba, hanno piantato anche questi alberi che sono, tu che sei un esperto, non lo so, non lo sai, beh, e, non lo sai, e, però la prima volta mi ci segnalano effettivamente proprio così che c'è un sacco di sporcizia qui. Esatto, qui l'erba è stata tagliata, ma è stato macinato anche il sudicio e lasciato tutto qui. Effettivamente qua è un letamaio. Guarda qua. Siamo in una zona così bella, davanti questa è la scuola. La palestra. Palestra, sì, vabbè, la scuola da parte di qua. E si taglia l'erba, si dà in convenzione tagliare l'erba e poi si lascia in queste condizioni qui. L'erba tagliata tutta qui in terra senza essere portata via, vabbè, questo può essere anche un concime, diciamo, che può anche andare bene, ma tutto il resto del sudice non ho capito. Che... tu glielo dici, ti dico, non è nostra competenza, perché competenza noi dobbiamo tagliare l'erba e non ripulire, però effettivamente quando si fa un lavoro... L'hanno appena fatto, perché vedo che c'è dei tagliaerba in giro. Sì, l'hanno appena fatto, però... Dici che non si lascia così. Non si lascia così. Tra l'altro qui c'è una bella, dicevi, una bella palestra... E vedi, c'è anche una bella, cioè è un'area anche frequentata, vedi, c'è i campi da calcio e via dicendo. E, insomma, è una bella area, l'hanno riqualificata bene. Sì, poi c'erano i pini, se non sbaglio, qui, sì, che buttavano tutta la strada, adesso hanno messo queste piante, in effetti è bella, però è veramente una sporcizia, è veramente indicibile questa cosa. Questa zona qui che c'è di passaggio, c'è mai. Non vengono mai a pulire, come mai? Non lo so. In effetti là si diceva l'area è stata riqualificata, infatti, messo le piante nuove, e lasciato il sudicio come dove, veramente. Perché vengono a mangiare, buttano la carta là e tutto. E non passa nessuno a pulire. No, non passa nessuno a pulire là. Una volta era così o è peggiorato negli ultimi tempi? Io sono 7 mesi qui. Ah, quindi è nuova. Sì. Che non rendo mica conto. Però come hai visto ora, insomma, una vergogna. Ed è un peccato riqualificare l'area così complessivamente, avere i campi di calcio di dietro, avere una scuola qui vicino, avere le palestre, avere buttato giù quelle piante che spaccavano tutto, avere un po' ripulito l'ambiente, tagliare l'erba e lasciare tutto intero in questo modo qui, è veramente vergognoso. Poi si evidenzia, col taglio dell'erba si evidenzia ancora più il sudicio. L'altra volta è venuto il presentante per le caramelle, mi ha detto che ha trovato lì selinghe, lì. E insomma vengono anche, mi dispiace, quelli neri si mettono lì a sedere, poi saltano il muro, vanno di dietro, parecchie volte saltano queste ragazzine che insomma cioè, non c'è il controllo, non c'è niente. L'inverno ci dormono, anche ci hanno raccontato. Sì, sono entrati più di una volta e interno sono venuti anche i carabinieri, insomma. Quindi questa è una zona che meriterebbe più controllo in generale. Sì, deve essere, però. In bocca al lupo per il proseguimento dell'attività. Grazie, visto grazie che è nuova. Mille, grazie, gentile, grazie. Diciamo, buon lavoro anche a voi. C'è un nuovo tabacchi, diciamo, comunque un cambio di gestione. Bisogna aiutare queste attività commerciali, via Mecenate, giusto? Quindi in bocca al lupo. Crepe al lupo. Qui quindi uno trova le sigarette e trova anche una bella tabaccaia. Lui è un buon lui va sempre. Grazie, non si smentisce mai. Ci vediamo domani. Ciao. Grazie. Ciao.